Ladies and gentlemen. Ciao popolo Lega Nerd, io sono Gabriella e bentornato a una nuova croccantissima puntata di Popcorn Time, la vostra affidata rubrica del giovedì, pronta sempre a guidarvi tra le uscite della settimana. Quella che ci attende è una settimana un po' ambigua, in bilico tra il coming of age, thriller horror e thriller fantascientifico. Insomma, un po' un... Nessuno di rito. Ecco appunto. Ma non arrendiamoci e partiamo belli carichi con Life, non oltrepassare il limite, il nuovo thriller fantascientifico con protagonisti Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds e Jake Gyllenhaal. Come caspio ve pare. Life, non oltrepassare il limite, racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia, raccogliere la prima prova di una vita extraterrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte a una forma di vita più intelligente del previsto. Non so voi, ma a me sto film mi ricorda un pochino un altro franchise. E restiamo sempre in tema thriller, questa volta però senza dover andare su Marte. Gore Verbinski, primo regista della versione occidentale di The Ring, torna a mettere le mani in pasta nel genere horror, tra atmosfere disturbanti e angoscianti. Sto parlando della Cura del Benessere, pellicola che, più che farvi venire voglia di andare in un centro di cura, in un centro relax, ve la farà passare del tutto. L'ambizioso Lockhart viene mandato ad incontrare il CEO della sua azienda in un idilliaco, ma altrettanto misterioso, centro benessere, situato in una località remota sulle Alpi svizzere. Capirà molto presto che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano e rimarrà intrappolato nel centro. La sua stessa salute mentale sarà messa a dura prova quando scoprirà di essere affetto dallo stesso malanno che ha colpito gli altri ospiti. E quasi un mese di distanza dagli Oscar, perché la nostra programmazione italiana è sempre sul pezzo, arriva nelle sale un film candidato per la meravigliosa e straordinaria performance della sua attrice protagonista. Sto parlando di Elle di Paul Verhoeven con la meravigliosa Isabelle Huppert. Michelle è una donna glaciale, capo di una grande società di videogiochi. Gestisce gli affari come le sue relazioni sentimentali, con il pugno di ferro. Ma la sua vita cambia improvvisamente quando viene aggredita in casa da un misterioso sconosciuto. Imperturbabile, Michelle cerca di rintracciarlo. Una volta trovato, tra loro si stabilisce uno strano gioco. Un gioco che potrebbe sfuggirgli di mano da un momento all'altro. Cambiamo totalmente registro con il passaggio attraverso le piccole difficoltà dall'età adolescenziale all'età adulta con Slam, tutto per una ragazza. Trasposizione del libro di Nick Hornby che vanta tra i suoi protagonisti Jasmine Trinca e Luca Marinelli. Samuel è un ragazzo di 16 anni con una grande passione per lo skateboard e per il famoso skater Tony Hawk. Sam vorrebbe andare all'università, viaggiare, magari vivere in California. Vorrebbe soprattutto essere il primo della sua famiglia a non inciampare nell'errore di diventare genitore a 16 anni, come è capitato a sua mamma e sua nonna. È però difficile sfuggire al singolare destino della sua famiglia, specie quando incontra la bellissima e ribelle Alice. Insomma, una sorta di non sapevo di essere incinta Rome Edition. La vita è la tua, lei vuole un figlio, te no. Scappa, datte! E siamo riusciti ad arrivare vivi anche per questa settimana. In fondo, qualcosina di interessante riusciamo sempre a scovarlo. Come al solito, vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video e se vi è piaciuto, pollicione in su, spammatelo a motore e noi ci vediamo al prossimo Popcorn Time. Ciao! Una settimana un po' di... in coda. Cancella tutto, 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 tutto. Abbiamo finito prima delle 8:10. 42. Open. N-E-R-D. Good.